di riuscire a far notare questi aspetti e riuscire a cambiarli, perché il compito dell'educatore è principalmente questo, di mettersi nei panni delle famiglie, ma anche semplicemente della collega, di aprire un dialogo, di non essere giudicante e di accogliere le fragilità degli altri e proprio per questo essere più vicini a queste persone e poterle in qualche modo aiutare. È una cosa che ultimamente sento molto, forse probabilmente appunto perché questo corso mi ha focalizzato la mia attenzione su questi aspetti che prima magari non facevo caso o comunque davo più per scontati. Quindi il mio intento e un po' anche la speranza che ci sia una maggiore attenzione verso questo argomento e quindi verso appunto questa apertura e questa accoglienza nei confronti dell'altro in generale, non solo delle famiglie.